In questo salone hanno trovato collocazione, rimarranno fissi qui quelle opere, questi capolavori che Sergio Vecchio ha donato negli anni passati a Castellabate, alla comunità di Castellabate, quindi rimarranno permanentemente qui. E io a me piace anche pensare che al di là del ricordo di una personalità, di un artista di fama nazionale, di fama internazionale, che noi ricordiamo oggi nel presente, però è importante che questa sala con queste opere sia anche per i giovani, per le future generazioni, perché è giusto e doveroso tributare anche nel futuro e far conoscere chi era questo artista, questo grande artista che è stato Sergio Vecchio. È un'iniziativa veramente significativa e importante. Questa sera io ho detto che è un lavoro, se dovessi... mi è venuta così estemporaneamente questa considerazione. Se dovessi dare un titolo a questa serata, la definirei Memoria e Futuro, perché c'è un pezzo di memoria importante, la rivendicazione orgogliosa del comune che ha dato i natali a Sergio Vecchio, che si riappropria, diciamo, di questa figura e la esalta, la presenta al mondo attraverso questo bel gesto di dedicargli un'esposizione permanente. E quindi di mettere in circolo, dal punto di vista della fruizione culturale, le opere che Sergio aveva da tempo donato e che poi, per una serie di inconvenienti, di vicissitudini che possono essere compresi ma che fortunatamente oggi sono stati superati, non erano offerte appunto alla pubblica fruizione. Adesso che stiamo uscendo da questa pandemia, che la nostra mente è stata per più di un anno occupata da pensieri di paure, di virus, stare davanti a un quadro di Sergio significa fare un esercizio di apertura della mente, perché lui ti costringe a pensare, perché lui, il suo segno, i suoi segni sono sempre così sottili, pieni di nuove idee, nuovi stimoli, nuove emozioni, per cui è una specie di terapia. Adesso non voglio ridurlo all'aspetto terapeutico, ma per dire quanto sia importante il lavoro di questo artista e dunque quanto questo castello adesso venga esaltato dai suoi quadri. Io ringrazio Bruna, la moglie e i figli di Sergio Vecchio, che hanno voluto fortemente la mia presenza al tavolo dei relatori. È un ruolo atipico, come ho detto nel mio intervento, che generalmente noi siamo dall'altra parte della barricata quando organizziamo, però Sergio meritava questo giusto riconoscimento e soprattutto è un forte segnale in un attrattore culturale come il Castello dell'Abate avere il Salone d'Onore che porta il suo nome. Il Salone d'Onore è intitolato a Sergio Vecchio, io sono veramente commossa da questa iniziativa. E poi che altro posso dire? C'erano tante persone, tanti amici storici, tanti cugini anche di Sergio, tante persone care, e quindi è stata una serata veramente piacevolissima. Io venivo spesso qui anche alla rassegna curata da Jenny Malzone, che è d'altra parte uno dei cugini di Sergio di Castellabate, quella rassegna sui libri meridionali. Ed è un luogo che io ho frequentato anche i mari di questo bellissimo posto. Sul retro del catalogo si nomina un certo Nicola, con cui noi facevamo le gite in barca. Sergio lo nomina in maniera poetica, era Nicola Pagliara, che era un nostro amico e che qui a Castellabate aveva una splendida casa e purtroppo non c'è più. E quindi tanti pensieri, tanti ricordi con questo posto meraviglioso. Grazie davvero a tutti.